Sono Bartoletti, del gruppo donatori di sangue Fratres di Sesto Fiorentino. Il gruppo è intitolato al mitico dottor Gino Conti. I se stessi non più giovani lo ricordano con gratitudine e con nostalgia. Questa sera, insieme alle signore qui presenti, che fanno parte anch'esse del gruppo donatori di sangue Fratres, questa sera riprendiamo l'argomento che avevamo affrontato alcuni mesi fa a proposito della donazione del sangue. Si era detto che il sangue non si può costruire in laboratorio, ma si può solamente donare. Il sangue è indispensabile per la cura di molte malattie croniche quando viene frazionato negli emocomponenti. È indispensabile per poter eseguire interventi chirurgici ad alta complessità, per effettuare i trapianti. Le riserve nei centri trasfusionali devono essere sempre mantenute ad alto livello. Il protagonista di questa serata è il donatore di sangue. Per definizione, la donazione deve essere anonima, gratuita e volontaria. Non si può obbligare nessuno a donare il sangue si può solo donare volontariamente. Esistono in Toscana molti donatori attivi, però il loro numero non è sufficiente a coprire costantemente le necessità degli ospedali e di conseguenza è necessario reperire sempre nuovi donatori, anche perché i donatori già attivi fisiologicamente c'è un calo, in quanto che per limiti di età o per intercorse malattie o per trasferimenti di sede il loro numero tende a diminuire. Non succede quasi mai che un donatore smetta di sua spontanea volontà, perché una volta che ha iniziato a donare questo stimolo gli rimane per sempre. A questo punto passerei la parola a una delle tre volontarie qui presenti, che si chiama Francesca, per chiedergli come mai è divenuta donatrice di sangue e come attualmente fa anche la volontaria nel gruppo per reperire nuovi donatori. Perché dono? Perché donare mi fa, prima di tutto, fa stare bene me. Quando mi alzo da quella poltrona, dopo aver fatto la donazione, mi sento un eroe, sento di aver fatto qualcosa di importante, e quindi consiglio a tutti di provare almeno una volta, perché, come diceva il dottore, una volta che si è provato non si smette più. Io mi sono avvicinata alla donazione qualche anno fa perché ho sentito l'esigenza di aiutare il prossimo e facevo un lavoro che non mi lasciava molto tempo libero. E quindi, leggendo un articolo, ho appreso che in Toscana ogni giorno servono 460 trasfusioni. Questo vuol dire che ogni giorno 500 donatori in Toscana devono andare a fare la donazione. Quindi ho pensato che, anche se donare è un piccolo gesto, per qualcuno è questione di vita o di morte. E questo fatto di donare, allora, intanto dono non solo perché mi fa stare bene, ma perché aiuto gli altri e perché sono costantemente controllata. Infatti, ogni volta che doniamo riceviamo a casa un check-up completo. E questo donare mi fa stare così bene che ho deciso di fare anche la volontaria per la Frafes e, insieme ad altri volontari, mi occupo della promozione. Quindi noi andiamo in giro nei supermercati, negli ipermercati, nelle piazze, ovunque sia possibile incontrare le persone, e per cercare di spiegare quanto sia importante donare, come funziona la donazione e quanto ci fa stare bene donare. Noi siamo di solito ben identificabili, quindi siamo tutte vestite sempre uguali, abbiamo un gazebo personalizzato se siamo all'esterno o dei tavoli, comunque dei punti ben riconoscibili. Il nostro approccio verso le persone è sempre molto soft e quindi noi ci avviciniamo regalando palloncini ai bambini o gadget agli adulti, e siamo a disposizione per dare tutte le informazioni a chi è interessato.
Già lì, durante questi eventi, noi siamo in grado di collegarci con tutti gli ospedali e di prenotare a chi è interessato gli esami di idoneità, che è il primo passo per poter diventare donatore. Una volta che il candidato donatore dà la sua adesione, inizia una serie di passaggi per prenotargli la donazione vera e propria. Maria Teresa ci spiega come avviene questa serie di passaggi. Allora, se il donatore è stato prenotato per gli esami di idoneità durante un evento, noi gli facciamo un messaggino il giorno prima per ricordargli l'appuntamento. Io come Francesca faccio gli eventi e come altre volontarie e ci occupiamo anche del contatto telefonico. Se abbiamo prenotato il candidato donatore durante un evento, per ricordargli l'appuntamento gli facciamo un messaggino WhatsApp la sera avanti. La sera stessa che lui ha fatto gli esami di idoneità gli chiediamo sempre con un messaggino per non disturbare come si è trovato. Dopo 6-7 giorni sappiamo se il candidato è idoneo. Quindi lo chiamiamo telefonicamente e con lui fissiamo la prima donazione. Il donatore normalmente la prima donazione poi diventa un donatore attivo. Gli uomini vengono contattati ogni 3-4 mesi per la donazione, le donne in età fertile vengono contattate 2 volte l'anno. Per far sì che il donatore possa sempre trovare qualcuno dall'altra parte del telefono che gli risponde, abbiamo attivato il nucleo di chiamata sui nostri numeri telefonici, perché siamo tutti volontari e lavoriamo, quindi non sempre si può rispondere. Quando devono fare la prima donazione, noi consegniamo questa o per posta o personalmente se sono nella zona di Sesto, così possa assegnare tutte le loro donazioni qui sopra. A questo punto si arriva all'atto della donazione vero e proprio, che si svolge non nel nostro centro di raccolta di Sesto Fiorentino, che ormai è desueto, però nei centri trasfusionali più vicini. Careggi e il Maier sono più vicini, e a volte si può andare anche a quello di Torregalli. Cristina, che ha lavorato a lungo nel centro trasfusionale di Careggi, ci spiega dettagliatamente come avviene il percorso del donatore, dal momento che arriva al parcheggio dell'ospedale fino a quando ha finito di dare il sangue. Bene, allora, l'avventura comincia col parcheggio. In questo modo, il candidato donatore, candidato vuol dire colui che per la prima volta si avvicina alla donazione, deve avere un'età non inferiore a 18, non superiore a 60, mentre per i donatori periodici, cioè che donano periodicamente, si va anche oltre i 65 anni di età, sempre però a discrezione del medico del servizio. Allora, poi il peso uguale per tutti, non deve essere sotto i 50 kg. Poi ci sono due condizioni essenziali per tutti e sono una buona salute e una vita regolare. Come si accede ai servizi? Allora, chi ha la macchina intanto può metterla nei parcheggi che sono situati all'interno degli ospedali. E come già spiegato precedentemente poi dalla Maria Teresa, si arriva alla prima visita o alla donazione tramite una prenotazione. Il donatore o il candidato donatore verranno chiamati all'accettazione in ordine di orario di prenotazione e dovranno esibire un documento di identità o una e la tessera sanitaria obbligatori. Dunque, poi al termine verrà rilasciato un questionario e un numero identificativo per mantenere poi l'anonimato nella chiamata successiva. Dopo c'è la visita. Cosa consiste la visita? La visita consiste in un colloquio con il medico che misurerà la pressione, i valori dell'emoglobina
e verificherà tutto quanto del questionario che il donatore ha già compilato. Dopo la visita, se l'esito è positivo, cioè se tutto è andato come deve andare, il donatore verrà poi chiamato in sala donazioni dagli infermieri, che poi lo assisteranno anche durante tutta la donazione o il solo controllo esami. Il donatore candidato farà solo esami di controllo, il donatore periodico farà la sua donazione. Quanto dura una donazione di sangue? Poco, 10-15 minuti. Però esistono anche altri tipi di donazioni, questo lo dico brevemente. Oltre alla donazione di sangue intero ci sono delle donazioni particolari che si chiamano aferesi e vengono fatte con l'ausilio di un macchinario apposta, e sono quelli della plasmaferesi e la donazione delle piastrine. E dopo l'esito, dopo la donazione, il candidato donatore riceverà un certificato, però solo per l'orario, non, praticamente non gli spetta tutta la giornata, ma solo la presenza nel servizio trasfusionale, mentre al donatore che ha effettuato la sua donazione gli spetta tutta la giornata e un buono parcheggio e un buono ristoro. A tutti e due, candidato e donatore, ci sarà poi un invio degli esami a casa. Semplicissimo. Benissimo, perfetto. È quindi, facile, quindi, ve lo posso assicurare. Per concludere, il donatore è indispensabile per mantenere l'efficienza del servizio e per mantenere uno stato costante di rifornimento ai centri trasfusionali. Il volontario, come abbiamo spiegato ora, che affianca il percorso del donatore, lo facilita, è altrettanto importante. In conclusione, chi ha tra i 18 e i 60 anni, pesa più di 50 kg, è in buona salute, può fare il donatore. A qualunque età si può fare il volontario che affianca il percorso del donatore. A questo punto, tramite Sesto TV, mi viene di fare un messaggio. Fateci un pensierino e date retta ai Bartoletti.